Dopo 8 anni di assenza, Roberto Bolle torna a Napoli e lo fa con On Dance, la grande festa della danza che l'anno scorso, alla sua prima edizione, ha registrato grande successo a Milano. 2 giorni di danza diffusa, sabato 18 e domenica 19 maggio, con iniziative sul lungomare, in Piazza Dante, nello spazio comunale Piazza Forcella, swing in Piazza Municipio ed esibizioni di tango al Maschio Angioino. L'edizione napoletana di On Dance si concluderà domenica sera all'Arena Flegrea con un grande spettacolo che vedrà sul palco al fianco di Bolle anche Andrea Bocelli e Stefano Bollani. Il valore del biglietto è di 5 euro e sarà interamente devoluto allo spazio comunale Piazza Forcella che ospita la biblioteca Annalisa Durante. Sarà un'edizione, spero, molto bella, sicuramente bella per quello che noi abbiamo messo in campo, quindi tante iniziative dalle open class sul lungomare per bambini, open class di yoga, di tango, di danza classica, contemporanea, modern, e serate con il tango e lo swing il sabato sera, il sabato pomeriggio invece in Piazza Dante con gli street dance di Red Bull che si sfideranno gli uni contro gli altri e ci saranno 2 vincitori che verranno poi a Milano nelle finali nazionali, un grande show la domenica sera all'Arena Flegrea e domenica ancora tante open class sul lungomare e poi l'incontro con l'associazione di Annalisa Durante a cui andrà anche il ricavato dello show di domenica sera, quindi tante iniziative per far veramente esplodere la città con l'armonia della danza e della bellezza. Tutti i tipi di danza, per tutti i popoli, per tutte le sensibilità, per una contaminazione tra culture, un messaggio potente. Ancora una volta Napoli viene scelto dai più grandi artisti internazionali. È sicuramente la nostra città una delle più avanzate in questo momento da un punto di vista culturale nel mondo. C'è un'offerta molto grande, vogliono venire in tanti, noi siamo orgogliosi ed esprimiamo gratitudine quando viene scelta la nostra città. Dopo la manifestazione On Dance, Roberto Bolle ha annunciato il suo ritorno in città a settembre con uno spettacolo che lo vedrà impegnato dal 6 al 9 al Teatro San Carlo. Grazie anche al mio impegno personale, grazie a tutti quelli che hanno a cuore la danza, salvammo qualche anno fa e anche recentemente il corpo di ballo del Teatro San Carlo. Non può esistere Teatro San Carlo senza la danza. E il fatto che anche ci sia un ritorno tra qualche settimana, i primi di settembre, di Bolle al San Carlo è un messaggio molto forte, ha usato parole straordinarie, tra l'altro lui non solo per la nostra città, anche per il nostro teatro, che ha detto è uno dei più belli, forse ha detto è il più bello del mondo, io aggiungo sicuramente il più bello del mondo e quindi siamo orgogliosi anche di questo.